questo libro? Allora, iniziamo un pochino, insomma, questa sarà la mia presentazione. Sarà un po', allora, è un po' il prosieguo di quello che ho fatto l'anno scorso, quando ho parlato di community, quando ho parlato di open source, quindi per chi c'era troverà, insomma, un filo conduttore, per chi non c'era cercherò in due o tre slide di riassumere quanto ho detto l'anno scorso. Allora, mi presento, sono Paolo Paterno e lavoro per Red Hat. Qualcuno si potrà chiedere, ah, quindi Red Hat ha una sede a Napoli? No. Quindi vi dirò una cosa successiva per la quale mi odierete tutti, che è quella per la quale io lavoro a casa. Quindi la mattina mi alzo, faccio quei pochi metri di corridoio, vado nel salone e inizio a lavorare. Nel mezzo ci sono quelle paio di ore per preparare i figli e accompagnarli a scuola, però è un dettaglio, ma poi torno a casa e lavoro. In Red Hat lavoro nel team di messaging e di IoT, quindi mi occupo fondamentalmente di sistemi di messaging, di broker, in particolar modo di Kafka dalla mia parte, e poi sono committer per diverse foundation, come potete vedere qui. Stranamente sono anche Microsoft MVP, anzi ho lavorato prima di Red Hat su tecnologie Microsoft, sono diventato Microsoft MVP e poi sono stato assunto da Red Hat. E insomma, i miei hobby principali sono la corsa e il nuoto, e poi i due sport principali sono quelli per la linea della MotoGP, Valentino Rossi, che purtroppo si è fatto vecchio e non vince più nulla, e Napoli, che non si è fatto vecchio ma non vince più nulla uguale. Siamo lì. Quindi siamo lì. Allora, prima di iniziare voglio dare dei crediti. Lui ovviamente magari deve vedere il video ma non capirà nulla, perché sto parlando in italiano e in inglese. Questa è una sessione che ho fatto sostanzialmente a partire da alcune idee che ha avuto il mio capo, che si chiama Simon, che è quello con la freccia che vedete lì su, e così mi sono guadagnato uno stipendio per questo mese. Ora, dove eravamo l'anno scorso? Quindi per cercare di fare un pochino il riassunto di cosa ho detto l'anno scorso e di cosa ho parlato appunto l'anno scorso. Stavo parlando di pizza, ma in realtà parlavo di pizza proprio perché la pizza sappiamo che è una degli elementi principali a Napoli, mangiamo pizza fondamentalmente tutti i giorni. In realtà era pizza legata al mondo della community. Allora, per community, come già ci accennava sostanzialmente prima Marco, parliamo di un gruppo di persone che condividono sostanzialmente degli interessi, si incontrano, condividono le loro idee, condividono i progetti sui quali lavorano, condividono il codice sul quale lavorano e in generale condividono delle idee, quindi parliamo di community in generale, non necessariamente nell'ambito del software. E la community è un modo sostanzialmente per crescere, perché quando c'è condivisione è l'unico modo per crescere, io so qualcosa che tu non sai e viceversa fondamentalmente, quindi riusciamo ad imparare l'uno dall'altro. Se mi chiudo praticamente nel mio loculo a casa appunto e non condivido nulla sostanzialmente con nessuno, imparo quello che riesco ad imparare sostanzialmente da solo, ma la condivisione è una delle cose fondamentali. Ecco perché parlavo praticamente di community. E parlavo di community in particolar modo orientata all'open source. Quindi non ho parlato soltanto di codice sorgente open, ma anche di standard open, di diciamo protocolli. Esistono vari protocolli che voi conoscete, come l'HTTP, uno dei più conosciuti, lo standard è aperto. E anche lì è un modo sostanzialmente per crescere. Quando ci sono sostanzialmente delle migliorie a un protocollo, è perché comunque dall'esterno qualcuno può leggere la specifica che è open, può proporre sostanzialmente un cambiamento a delle specifiche. Quindi parlavo di open in generale. E parlando di open, parlando di community, quali sono sostanzialmente gli ingredienti e qual è la ricetta tipicamente per poter creare una community? Si parte sempre tipicamente da un topic su cui discutere, su cui poter parlare di qualcosa. Ecco perché parlavo bene della pizza, nel senso che la pizza può essere un punto di congiunzione tra le persone, ci si trova davanti a un tavolo a mangiare una pizza e a parlare di qualcosa e a condividere sostanzialmente delle idee. Ovviamente una community deve avere dei principi sostanzialmente nobili, quindi bisogna supportarci l'uno con l'altro sostanzialmente. Immagino che l'analogo ci sia questo, giusto? Beh sì, fino a prova contraria. E ovviamente, come dicevo prima, le persone devono condividere degli interessi, e la cosa fondamentale in una community è che non necessariamente tutti dobbiamo avere lo stesso livello di conoscenza. Anzi, la community serve per crescere, e chi ha più conoscenze rispetto agli altri non deve mai sentirsi arrivato, perché può comunque imparare cose dagli altri che magari hanno meno conoscenze, e viceversa, chi ha meno conoscenze può ovviamente sostanzialmente crescere grazie a tutti coloro che hanno, diciamo, maggiore esperienza, mettiamola così. Ora, a questo punto, questo è un po' il riassunto di cui parlai l'anno scorso. Ovviamente parlai del fatto che l'open source, tra virgolette, ha vinto ad oggi. Ci sono moltissime aziende sostanzialmente, tra cui per esempio Microsoft, che qualche anno fa poteva sembrare una cosa, diciamo, stranissima, che parlasse di open source, anzi si dice che è una delle aziende che abbia
più commit su GitHub sostanzialmente dell'open source, è un punto sul quale bisogna valutare in che modo è stata fatta la statistica, però però comunque un'azienda sostanzialmente che ad oggi è orientata fortemente sull'open source, quindi si può dire che l'open source ha vinto. Ora, quello di cui voglio parlare oggi invece è relativo al fatto di voler creare una community intorno ad un progetto open source. Quindi immaginate che voi abbiate un progetto personale che fate sostanzialmente partire per esempio per hobby, e ad un certo punto pensate, ma posso pensare di creare una community attorno a questo progetto, a coinvolgere più persone a lavorare sul mio progetto alla fine, perché queste persone dovrebbero sostanzialmente partecipare e quindi condividere le loro idee migliorando il mio progetto. Quindi devo realmente, è una buona pratica creare una community intorno ad un progetto? Ma partiamo con questo meme. Io ho un bel progetto, immagino che tu voglia creare una community intorno a questo progetto, e subito sullo abbraccio come dire guarda, non ci pensare proprio, non mi sembra il caso di fare questa cosa. Quindi quello che cercherò di fare è di darvi delle motivazioni per le quali non è proprio il caso creare una community, ma poi cercherò di dirvi altre motivazioni per le quali sì, è il caso di fare una community. Quindi vi dirò i pro e i contro da una parte e dall'altra, e poi alla fine sarete liberi di decidere se avete un progetto, se sia il caso di farlo o meno. Perché no? Prima cosa è il tempo. Il tempo ovviamente manca a tutti, perché tra studenti, chi lavora, eccetera, eccetera, avere un progetto, che è un progetto sostanzialmente al quale dedichiamo il nostro tempo libero, e voler cercare di creare una community intorno a questo progetto non è una cosa semplice. Quindi c'è il tempo. Ora non so quanti di voi, immagino forse i più giovani non lo conoscano proprio, chi è questo personaggio sulla destra, il famosissimo Martin McFly, giusto? Che in Ritorno al Futuro, in una delle scene di Ritorno al Futuro, si chiede ma abbiamo del tempo? E il dottore risponde abbiamo tutto il tempo che vogliamo, giusto? Perché poteva tornare indietro nel tempo e cambiare qualcosa. In realtà non è così dal lato nostro. Allora noi tipicamente partiamo sostanzialmente da un progetto, che è un progetto sul quale lavoriamo durante il weekend, quindi nelle ore in cui i bambini dormono, la moglie, non lo so, in cucina a cucinare, a fare qualcosa, nei nostri dati di tempo, giusto? Quindi durante la settimana siamo dei dipendenti o dei liberi professionisti che lavorano sostanzialmente, e fine settimana lavoriamo sul nostro piccolo progetto personale. Però, e questa è già la prima mancanza di tempo in virtù di quello che facciamo quotidianamente. Poi, avere una community intorno ad un progetto in relazione al tempo è comunque aiutare le persone ad utilizzarlo, quindi magari le persone ti contatteranno e diranno ma io voglio utilizzare questo progetto, come faccio o non faccio, bisogna dedicare del tempo per fare questo. Se entrano nuovi sviluppatori sul progetto, bisogna metterli, non dico al proprio passo, ma fargli capire il progetto come è sostanzialmente strutturato, in modo tale che loro possano sostanzialmente fornire delle idee per migliorare praticamente il progetto. Bisogna purtroppo scrivere documentazione, che è una cosa che ovviamente gli sviluppatori non è che gappa molto, e pubblicizzare il progetto per farlo conoscere se la community vuole essere sostanzialmente vincente. Quindi bisogna avere del tempo per fare tutte queste cose. Teoricamente il tempo per fare tutte queste cose manca. Seconda motivazione per la quale non dobbiamo creare una community: siete pronti a perdere il totale controllo, o in parte perdere il controllo sul progetto? Perché il progetto non sarà più il vostro tesoro, come diceva il Gollum durante Il Signore degli Anelli. Perché dovete condividere questo progetto con tante altre persone. Queste persone formeranno una community che possono anche imporre una direzione su come migliorare il progetto, sulle funzionalità che vanno sostanzialmente aggiunte. Non sarete più voi a decidere voglio questa funzionalità, ora la faccio. Dovete proporla. Se alla community va bene, verrà accettata e verrà fatta. Quindi è qualcosa che in democrazia va deciso insieme, sostanzialmente. Quindi, talvolta nei progetti open source si forma un comitato di persone con delle regole. Quindi per esempio chi usa GitHub, chi può fare emergere delle PR, chi può sostanzialmente, diciamo, aprire PR e così via. Quindi perdete il controllo sostanzialmente, il controllo unico sul progetto come persona. Altra motivazione del no. Come sviluppatore ho i giusti skill soft, diciamo quelli che vengono più detti soft sono quelli relativi alla comunicazione, all'empatia con le persone, per poter sostanzialmente gestire una community intorno al mio progetto. Il famoso Sheldon giustamente dice con un cervello come questo che ha bisogno di social skill, visto che lui era un genio che non sapeva relazionarsi sostanzialmente con gli altri, per chi conosce Big Bang Theory. Noi sappiamo sostanzialmente che chi è un bravo sviluppatore tipicamente non ha grandi qualità per poter far crescere una community o comunque comunicare con le altre persone.
Bisogna cercare anche di comunicare il progetto attraverso blog post, attraverso Twitter e così via, quindi esporre dell'entusiasmo sostanzialmente, cercando di acquisire più persone a farle entrare in questa community. Un altro no, quali sono le chance di successo per avere poi alla fine un progetto che abbia sostanzialmente successo? E come vincere alla lotteria in questo caso? E qui c'è il famoso sviluppatore che ha sviluppato sostanzialmente un progetto e l'ha regalato alla community, ora sta aspettando che abbia successo sostanzialmente. Molto spesso, anziché fondare una propria community intorno al proprio progetto, magari se si vuole entrare a far parte del mondo dell'open source è più semplice cominciare a partecipare a progetti già esistenti. Quindi ci sono tanti progetti nella Apache Foundation, nelle Linux Foundation, eccetera, eccetera, che si inizia insomma ad entrare a far parte del mondo dell'open source in questo modo. Magari questa può essere un'idea. Si può cercare di modulare in che cosa consiste per noi il concetto di successo, non necessariamente di fare soldi, non necessariamente di essere visibile, ma anche un qualcosa di personale, sentirsi appagato del fatto che ci sono altre persone che nel piccolo stanno utilizzando sostanzialmente un progetto che parte da me e mi stanno aiutando a farlo crescere. Non tutti siamo come coloro che oggi sono diventati grandi, che sono partiti da un garage sostanzialmente a sviluppare e hanno poi fondato dei colossi. A questo punto passiamo dall'altro lato. Dopo una serie di no, perché dovrei invece dire sì? Ho il mio progetto, voglio andare fuori lì e creare questa e fondare questa community. No, abbiamo parecchie cose da fare qui, rimani qui. Assolutamente no, tornerò vincente con il mio progetto, con la mia community e praticamente dovrai, diciamo, rimangiare tutto quello che mi hai detto. Quindi vediamo, sì. Allora, con più persone che lavorano sul progetto, ovviamente si riesce ad andare, tra virgolette, più veloci, avere un maggiore impatto, e quindi non essere più il singolo individuo su quel progetto, ma essere un gruppo di persone che riescono anche ad aiutarsi l'uno con l'altro. Questo per esempio è quello che è successo a Kipchoge per poter battere il suo record di 2 ore sulla maratona. Quelle che vedete dietro sono le cosiddette lepri, sono delle persone che hanno fatto la maratona insieme a lui e hanno cercato di dettargli il passo, si sono alternate per dettare il passo sostanzialmente a maratona e a raggiungere praticamente questo obiettivo. E quindi sostanzialmente è la community che l'ha aiutato, quindi il progetto è stato vincente proprio grazie al fatto che la community ha avuto un maggiore impatto, c'è stata una maggiore collaborazione tra le persone. Un altro motivo per il sì, altre persone possono avere degli skill che noi, diciamo, sostanzialmente non abbiamo. Siamo diversi, ognuno ha degli skill diversi sostanzialmente dagli altri. Come gli Avengers sono completamente diversi da di loro, ognuno ha il suo superpotere e si aiutano per sconfiggere praticamente il male. Quindi se siamo noi bravi a sviluppare il codice, ci sarà qualcuno che sarà bravo a scrivere la documentazione. No, potete anche non crederci, ma per esempio i Red Hat sono dei team che scrivono solo documentazione, quindi per fortuna io come sviluppatore li aiuto a capire quella funzionalità, che cosa fa, ma loro scrivono la documentazione. Nel caso degli Avengers, il Thanos sarebbe il cliente. Esatto. Ottima osservazione. Poi c'è chi è più bravo di me a fare testing, ci sono dei team che fanno anche testing, quindi diversi skill, diverse esperienze, quindi diversi. Perché sì? Perché il mio progetto potrà vivere a lungo. Anche in questo caso, forse questo è un film un po' vecchiotto, Highlander. Chi vuole vivere per sempre? Anche in questo caso, se io dopo un po' di tempo abbandono il progetto, il progetto potenzialmente può andare avanti, perché se ho creato una community, ci sono magari altre persone che sono ancora interessate ad utilizzarlo, ci sono magari anche piccole, medie, grandi aziende che lo stanno usando, e quindi continuerà a vivere sostanzialmente. Dopo la mia dipartita, diciamo così, per essere sempre a progetto. E quindi posso vivere, diciamo, il progetto può vivere più a lungo. Ma parliamo anche della propria carriera, quindi arrivando anche dal punto di vista proprio personale, perché può essere utile entrare a far parte dell'open source. E questo è un altro film ancora vecchio, sono vecchio, a 40 anni ho deciso di mettere altre foto. E questo è il segreto del mio successo, tu sei vecchio e quindi lo conosci, magari qualcun altro non lo conosce. Ma io però ho passato le nottate con Michael J. Fox. E quindi c'è lui che viene, diciamo, assunto in questa azienda come fattorino, ma alla fine diventerà una delle persone principali di questa azienda, il manager di punta dell'azienda. E c'è quel tizio vicino che gli dice: guarda che ti tengo sott'occhio, che lui ogni tanto si assenta dal posto di lavoro per andare a fare altro ai livelli superiori per cercare appunto di intrufolarsi e diventare il manager che poi diventa alla fine. Allora, oggi, almeno il mio punto di vista, uno dei valori, un valore aggiunto al proprio curriculum, è GitHub per uno sviluppatore software. Questa è più o meno la mia mappa. E insomma indica quanto è la vostra attività sostanzialmente sul codice open source su GitHub.
ci sono molte aziende che danno uno sguardo a quello che fate su GitHub, anche perché è da lì che si può vedere come scrivete il codice, anche il vostro grado di engagement con le community. Ovviamente le aziende che sono interessate sostanzialmente a questo tipo di caratteristiche, perché magari utilizzano prodotti sostanzialmente che vengono poi da vari progetti open source. Essere parte di una community è un punto di forza sostanzialmente in un curriculum, anche perché fa capire che riuscite comunque a lavorare in team, perché in quel caso state lavorando con un team, che se la community è migliaia di persone, state lavorando con un team di migliaia di persone, fondamentalmente, in maniera asincrona, sparsa completamente nel mondo, eccetera, eccetera. E se poi, se fallite comunque avete imparato tantissimo, quindi è comunque un enorme vantaggio di entrare a far parte del vostro curriculum in generale. L'ultima, diciamo, motivazione del sì è: posso cercare di ottenere soldi? Ebbene, dall'open source si riescono ad ottenere soldi in maniera diversa. Il codice è lì, dice come faccio a vendere un codice? In realtà si vendono sostanzialmente supporto e fondamentalmente training. E io qui l'ho messa un po' su Twitter, ma fondamentalmente parlo di Red Hat, è un'azienda che oggi è stata acquisita da IBM per 34 miliardi di dollari, che non ha assolutamente nulla, la singola riga di codice è tutto completamente open source in Red Hat. L'unica proprietà intellettuale è il logo, l'attuale cappello, una volta era lo Shadow Man, e l'unica cosa che ha comprato IBM sono sostanzialmente gli impiegati. Non ha comprato software, non ha comprato assolutamente nulla, e indossano un cappello rosso, si chiama Fedora. Quindi i soldi si possono fare, Red Hat ha fatto soldi sostanzialmente con l'open source. Quindi mi hai convinto, quali sono gli strumenti, o meglio, non so se vi ho convinto, però vi voglio dire, insomma, quali a questo punto sono gli strumenti che potete utilizzare. Allora, sicuramente per creare una community intorno ad un progetto open source ci vuole un modello di community. In primo luogo una governance, non puoi più fare di testa tua, insomma, quindi c'è chi deve rivedere le pull request, chi le deve approvare, se bisogna aggiungere una feature bisogna ovviamente far partire un processo di votazione, sostanzialmente poi dipende dal tipo di modello che si adotta. Bisogna adottare ovviamente una licenza, ci sono diverse licenze open source, dipende da come volete, tra virgolette, vendere il vostro, diciamo, progetto, dalla Apache 2.0, GPL, eccetera, eccetera. Ci vuole un codice di condotta, che non può essere il barbaro West, una community in cui ognuno fa quello che vuole, il committer prende il commit sul branch master senza dire a tutti gli altri che cosa ha fatto. Anche da colui che ha fondato il progetto, si passa sempre per le pull request, tutti devono poter vedere cosa stai proponendo, c'è qualcuno sostanzialmente che la deve approvare, e bisogna andare avanti così, in questo modo, con un codice di condotta etico, insomma, un modo etico. Dal punto di vista del codice, Git ad oggi è sostanzialmente lo strumento maggiormente utilizzato. Tra i tool maggiormente utilizzati, quello più noto ovviamente è GitHub, poi c'è GitLab, poi c'è Bitbucket, comunque ce ne sono di diversi da poter utilizzare, e nella maggior parte dei casi per un progetto, diciamo, pubblico che volete rendere open source è tutto fondamentalmente gratuito. Per la documentazione è la parte sostanzialmente più che meno interessa allo sviluppatore tipicamente, però la documentazione serve, ci sono vari strumenti da cui scrivere la documentazione in Markdown o creare sostanzialmente un quiz, ma la documentazione è necessaria perché bisogna fornire informazioni su quel progetto, che cosa fa, come lo posso utilizzare, le cosiddette FAQ, oppure riportare dei bug, eccetera, eccetera. La comunicazione, sa niente simpatica che è successa a Trump poco tempo fa, giusto? Non aveva capito dove doveva mettere la mano per poterla stringere sostanzialmente con gli altri. Bisogna comunicare. In un progetto open source, anche quando la community è sparsa praticamente nel mondo, io per esempio nel mio team sono l'unico italiano, e tutte persone che praticamente Francia, Spagna, Stati Uniti, eccetera, eccetera, ovviamente abbiamo delle videochiamate, quindi bisogna comunque... Indiani non ci sono? Quindi bisogna sostanzialmente organizzare delle videochiamate, ma non solo. Non deve essere l'unico strumento, perché comunque ci sono persone che non possono parteciparvi perché magari sono in una time zone completamente diversa rispetto all'orario, quindi poterle registrare e metterle a disposizione. Bisogna utilizzare strumenti asincroni anche come le mail, oltre a strumenti in real time come eventualmente le chat, quindi anche questo fa sostanzialmente community. E poi pubblicizzare. Ad oggi, diciamo, eviterei di rendere pubblico il proprio progetto con le telefonate, che ce ne riceviamo tante, ma utilizzare strumenti più social, diciamo, come Twitter oppure eventualmente blog post. Quindi abbiamo il modo, abbiamo gli strumenti oggi per far conoscere sostanzialmente il progetto, quindi i tool ci sono. Uno
diciamo ricevere più utilizzo io fondamentalmente Twitter. Io Twitter lo uso come feed per le news sostanzialmente, per capire gli altri che cosa hanno pubblicato, le novità che ci sono, eccetera, eccetera. E questo è quanto. Quindi, diciamo, con questo ho voluto darvi una serie di idee su perché non è assolutamente il caso di creare una community, perché lo è, quali sono tipicamente gli strumenti per poterla creare una community. Quindi a questo punto sta a voi decidere, tornare a casa e pensare che del vostro progetto, se vogliate far fare uno step in più, diciamo, verso una community, oppure iniziare a entrare nel mondo dell'open source cercando di partecipare a progetti che già esistono, ed è anche quello un modo per... Concludo, l'ultima cosa, se mi concedi questo spazio, diciamo, pubblicità. Ho una slide. Ecco. Questo è il terzo anno che organizzo a Napoli l'IoT Day, e verrà fatto qui all'università, non in quest'aula, in un'altra aula, però non ho organizzato l'aula, quindi non so quale sia. No, non so, però c'è tutto fondamentalmente anche sul sito. La call for paper è ancora aperta, chiuderà il 31, quindi se c'è qualcuno che nel mondo dell'embedded, dell'IoT vuole proporre sostanzialmente qualche cosa, io sono arrivato a una sede praticamente di submission fino ad adesso. Dal 31 chiuderemo ovviamente la call for paper, cominceremo a decidere quali saranno gli speaker, e la conferenza sarà il 28 novembre qui, ovviamente gratuita, senza nessun problema. La registrazione sarà aperta al momento in cui la call for paper sarà chiusa. Quindi attualmente, perché per registrarsi bisogna sapere chi viene a parlare, ovviamente, se viene qualcuno mi è antipatico non ci vado. E questo è tutto, queste sono le slide di riserva del PPT. A posto. Grazie.